Oggi, raga, ho una roba speciale. Veramente figo quel gioco che voglio farvi vedere. No! Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. E dato che oggi è lunedì, benvenuti ad un nuovo tutorial con le carte. Allora ragazzi, oggi andremo a vedere un gioco di magia veramente figo, ma super super figo, che utilizza un principio super vecchio. E quella che andremo a vedere oggi è la mia versione di questo effetto. Come prima cosa vi dico che questo effetto non so bene da chi arrivi, quindi se qualcuno lo sa lo scriva nei commenti. Però posso dirvi che la versione più bella che io abbia mai visto l'ho vista da Dani da Ortiz, ma non la esegue col metodo che sto per farvi vedere. Quindi quello che farò io sarà utilizzare un metodo totalmente diverso per lo stesso gioco, sostanzialmente per l'effetto finale. So che per ora non avete capito niente, ma capirete tutto nella spiegazione. Prima di iniziare però, come al solito, vi ricordo di essere iscritti al canale e di attivare la campanella, super importante, altrimenti vi perdete i video. Perché YouTube è ballerino. Stavo cercando una roba che non mi ricordo cosa, ma non importa. Allora ragazzi, vi dico subito che al finale avrò bisogno del jolly per ritrovare la carta scelta, ok? Che non sarà una carta scelta in un modo normale, ma sarà solo pensata. E adesso vi spiego come. Come prima cosa, faccio vedere che tutte quante le carte sono diverse, ok? Dalla prima all'ultima, e si possono anche mescolare. Quindi si mescolano. E chiedo allo spettatore di fare 3 mazzetti di 5 carte l'uno. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, primo mazzetto. 1, 2, 3, 4, 5, secondo mazzetto. 1, 2, 3, 4, 5, terzo mazzetto. Ok? E ora chiedo allo spettatore di scegliere uno dei 3 mazzetti, quello che vuole. Mettiamo caso, non lo so, il secondo. Ok? Può essere il terzo, può essere il primo, non è la scelta del mago. E in ogni caso sono composti tutti da carte diverse. Ok? Lo faccio vedere. Non ci sono carte uguali, doppioni, tutte carte diverse. Mettiamo caso che scelga questo. Chiedo allo spettatore di ricordarsi una carta. Mettiamo caso che si ricorda questa, ok? La donna di fiori. Devo vederla anch'io per il finale, ok? Perché non ho uno spettatore. Mettiamo caso che si ricordi la donna di fiori. Chiedo allo spettatore di chiudere le carte, di appoggiarle sopra il mazzo e di scegliere uno degli altri due, di metterli assieme, se vuole può anche mescolarli, ok? E di mettere tutto sopra. Questo è quanto, ok? E ora di prendere le carte e di tagliare. Se vuole può tagliare ancora. E se vuole può tagliare ancora. Ok? Quindi una carta memorizzata all'interno del mazzo di carte, mescolato e tagliato più di tutte le volte, insomma, che voleva. E ora io sarò in grado di ritrovare la carta memorizzata. Fate attenzione. Infatti mi basta passare la mano così e chiedere appunto aiuto al jolly. Che il jolly si gira. Vedi? E si è girato in questo punto qua. Non un punto prima, non un punto dopo. Che carta era la carta scelta? Donna di fiori. Infatti se da qui andiamo a fare lo spelling di D-O-N-N-A-D-I-F-I-O-R-I, arriviamo ad una carta, una soltanto, esattamente la donna di fiori. Allora ragazzi, benvenuti al tutorial di questo effetto. Secondo me questo è un effetto molto molto figo da avere nel repertorio. Questo perché? Perché andremo a far memorizzare una carta e quindi passerà il messaggio che è una carta pensata, una carta sulla quale non potete assolutamente avere controllo, quando invece il controllo ovviamente ce l'abbiamo. Quindi per fare questo effetto, quello di cui avremo bisogno sarà un setup, quindi una preparazione. E il setup è il seguente. So che alcuni di voi in questo momento staranno dicendo: ma che razza di setup è? Non si capisce assolutamente niente. In realtà c'è il setup. Infatti quello di cui avremo bisogno sarà un setup composto da 15 carte, che sono le seguenti: un 2 di cuori, un asso di cuori, un 9 di picche, un 7 di picche e un 4 di fiori. Poi dopo ve le metto nella grafica, però intanto ve le faccio vedere così potete ristoppare il video per andarvi a rivedere le carte. 2 di fiori, 6 di picche, asso di picche, 7 di quadri, 4 di cuori, 3 di fiori, 2 di quadri, donna di cuori, donna di quadri, 5 di picche. Questo è il setup. Ora ve le metto nella grafica. E ora vi spiego la regola che c'è dietro, il principio che c'è dietro a questo effetto. La prima cosa che dobbiamo imparare è la parola compitare. Compitare una carta significa fare lo spelling del suo numero più il suo seme. Per esempio questo è il 2 di fiori, D-U-E, D-I-F-I-O-R-I, sono 10 lettere. Per formare la parola 2 di fiori ci vogliono 10 lettere. Ogni carta può essere compitata da un numero che va da 9 lettere a 14 o 15 lettere addirittura. E in questo setup avremo bisogno di 15 carte e saranno composte da 3 carte, quindi le prime 3 carte,
che la loro compitazione appunto sarà di 10 lettere. D, U, E, D, I, C, U, O, R, I, sono 10 lettere. D, U, E, D, I, F, I, O, R, I, 10 lettere. T, R, E, D, I, F, I, O, R, I, 10 lettere. La seconda carta avrà 11 lettere, asso di cuori, 6 di picche, 2 di quadri, ok? Quindi 11, 11, 11. La terza carta, 9 di picche, 12 lettere. Asso di picche, 12 lettere, 12 lettere, donna di cuori. Stessa identica cosa per la quarta carta, ok? Questa avrà 13 lettere, 13 lettere, 13 lettere, 14 lettere, l'ultima, 14 lettere, l'ultima, 14 lettere, l'ultima, ok? Vi do una regola veloce generale se volete crearvi il vostro setup in maniera un po' più veloce. Cuori e fiori, la parola cuori e la parola fiori hanno tutte e due 5 lettere, mentre la parola quadri e la parola picche hanno tutte e due 6 lettere, ok? Le carte più lunghe sono 4 di cuori, 4 di fiori, 4 di picche, 4 di quadri, ma non arriviamo fino a 15 lettere. Una volta creato il nostro setup, lo teniamo così, quindi 2 di cuori, asso di cuori, 9 di picche, eccetera, eccetera, ok? E il primo gruppetto di 5 carte va in cima, secondo gruppetto di 5 carte, sempre dalla più corta alla più lunga, ok? In cima, e ancora una volta, ultimo gruppetto, sempre dalla più corta alla più lunga, in cima. Ok, questo è il nostro setup. Ora avremo bisogno anche del jolly. Dico subito che la versione originale di questo effetto, quella che mi ricordo di aver visto io, utilizzava una carta crimpata, quindi piegata, piegavano l'angolo. A me non piace tanto utilizzare le carte piegate, quindi utilizzo il jolly e vi spiego anche perché. Perché mi toglie un problema fondamentale, ovvero quello di dover maneggiare io le carte. Perché in questo effetto potrebbe fare tranquillamente tutto lo spettatore. Però prima di iniziare dobbiamo far passare alcuni messaggi, ovvero che il mazzo è mescolabile, quando in realtà è mescolabile tutto tranne le prime 15 carte, quindi quello che faccio io è lasciare il jolly di faccia sul fondo e mescolare tutte le carte, qua faccio scorrere un po' di carte, quindi lascio sempre il jolly in fondo, lo scorro velocemente così che non si vede, ok? Mescolo le carte e non mescolo le prime 15, ok? Questo fatto velocemente ovviamente sembrerà che il mazzo di carte è mescolato, quando in realtà il mio setup delle prime 15 carte è ancora in cima, ok? E il jolly ovviamente sul fondo. Questo è il primo messaggio che dobbiamo far passare, che il mazzo è mescolabile. E il secondo messaggio che dobbiamo far passare è che nel mazzo non ci sono carte al contrario, quando in realtà il jolly è al contrario. Però non è che possiamo dire non ci sono carte girate di faccia, ok? Perché qua lo spettatore vuole vedere tutte le carte. Semplicemente quello che faccio io è nascondere il jolly. Come si nasconde? Si sposta il jolly verso destra in questo modo, ok? Quindi sono col jolly in ultima posizione, lo sposto verso destra, da davanti sarà coperto, appoggio il mazzo di carte in questo modo, quindi il jolly è sporgente verso destra, e semplicemente ci faccio uno spread sopra in modo tale da andare appunto a nascondere il jolly, ok? Quindi è sposto, la mano tiene sempre coperto così e faccio uno spread, ok? Così posso far vedere che non ci sono carte girate al contrario, quando in realtà il jolly è nascosto di faccia sopra, proprio sotto qua. Quindi questo è il secondo messaggio che vogliamo mandare. Ora diciamo, quello che dovrai fare è fare tre mazzetti composti da 5 carte l'uno. Quindi inizia da qua, dal primo. 1, 2, 3, 4, 5, ok? E gliele facciamo invertire una sopra l'altra, molto importante. 1, 2, 3, 4, 5, secondo mazzetto. 1, 2, 3, 4, 5, terzo mazzetto. Ora, quello che faccio io di nuovo, ma mi sono dimenticato di farlo nella performance, la cosa che faccio appunto è nascondere di nuovo il jolly e fare un altro spread dove ridico implicitamente che non ci sono carte girate, ok? Quindi il jolly è ancora nascosto. Ora abbiamo il nostro setup invertito, come potete vedere, ok? Puff. Dalla carta con meno lettere alla carta con più lettere, ok? Questo ovviamente è tutto di dorso. Chiedo allo spettatore di scegliere un mazzetto, quello che vuole, mettiamo caso che scelga questo, ma può scegliere veramente quello che vuole perché tanto il principio funziona sempre, e chiedo allo spettatore di memorizzare una carta. Mettiamo caso che lo spettatore memorizzi il 9 di picche, quindi gli dico: tieni a mente una carta, quella che vuoi, quella che più ti piace, e ricordatela, ok? Tienla a mente, ce l'hai, perfetto. Fatto ciò, prendi il mazzetto e lo appoggi sopra, ok? E ora la cosa bella è che aggiungendo questi due automaticamente abbiamo 10 carte, ok? E dato che
abbiamo invertito il nostro setup, la carta pensata, in questo caso il 9 di picche, sarà esattamente nella posizione corrispondente al suo numero di lettere. 9 di picche ha 12 lettere e sarà in tredicesima posizione, quindi esattamente una carta dopo, ok? Avendo detto allo spettatore di appoggiare le carte in cima e di prendere questi due mazzetti e di mescolarli tra di loro, questa è la cosa figa perché diamo l'idea che veramente non c'è controllo, non ci sono carte chiave né niente. Nel momento in cui appoggia le carte sopra, qualunque carta fosse stata del terzo mazzetto, 9 di picche per esempio, NOVEDIVICCHE, sarà esattamente questa. Se avesse pensato all'asso di cuori, ASSODICURI, sarà questa. Se avesse pensato al 4 di fiori, se non sbaglio, QUATTROODIFIORI, sarà esattamente questa. Ok? Quindi qualunque carta dell'ultimo mazzetto lo spettatore ha memorizzato sarà esattamente in corrispondenza di una carta dopo alla sua compitazione. Questa è la figata di questo effetto. La cosa più figa, dopo aver fatto mescolare le prime 10 carte al nostro spettatore, è che possiamo dirgli e taglia e completa. Facendo così, tagliando e completando, lo spettatore è andato a mettere il jolly come separatore dal fondo del mazzo alla cima del mazzo, quindi praticamente qua ho le 10 carte più le 5 carte dalle quali poteva sceglierne una lo spettatore. Quindi questa è la figata, perché all'inizio io ho detto che il jolly mi aiuterà a ritrovare la carta scelta, ok? Tac. O carta pensata, ancora meglio. Se gli diciamo carta pensata riscuote ancora più successo al finale. E diciamo che può tagliare tutte le volte che vuole, ok? Se taglia il jolly, nessun problema, perché l'abbiamo detto all'inizio, ok? Che il jolly ci aiuterà a ritrovare le carte. Infatti, mettiamo caso che lo spettatore sta tagliando, taglia completa e taglia il jolly, già qua ci sarà stupore per lui. E gli diciamo infatti, ah, hai visto? È comparso un jolly. E come ho detto all'inizio, il jolly mi aiuterà a ritrovare la carta scelta, la carta pensata. Questo nel caso in cui dovesse tagliare al jolly, ma di solito non taglia mai al jolly. E possiamo continuare appunto in questo modo. Taglia completa, taglia completa. Quando ti senti soddisfatto ti fermi, perché ora mi basta passare la mano che il jolly si gira. Bam. E già qua c'è un primo effetto di magia, perché per lo spettatore erano tutte carte girate e il jolly si gira. Quindi qua già è una figata. Diciamo sì, hai visto, il jolly si è girato in questo punto qua, non un punto prima, non un punto dopo. E quello che faccio è tagliare al jolly, prendo tutte le carte sopra e le vado a portare sotto. Automaticamente qua è di nuovo la cima del mazzo. Dico non un punto prima, non un punto dopo. Tu ti ricordi la carta che hai solo pensato? Sì, che carta era? 9 di picche. Infatti se da questo punto qua, in cui è comparso il jolly, andiamo a fare lo spelling di 9 di picche, il 9 di picche appare. E qua è già tutto fatto, perché basta dire NOVEDIVICCHE e il 9 di picche appare. Se fosse stato il 7 di picche, sarebbe apparso 7 di picche. Puff. Se fosse stato 4 di fiori, 4 di fiori e il 4 di fiori appare. Puff. Questa è la figata enorme di questo effetto. Quindi fatemi sapere se lo avete imparato, fatemi sapere ovviamente com'è andata, se lo avete provato in pubblico e niente, secondo me è veramente veramente un effetto molto potente. Bene ragazzi, spero che questo effetto vi sia piaciuto, spero che lo abbiate imparato, secondo me è molto figo, ok, veramente figo. Per favore lasciatemi un commento con il vostro parere, che sono curioso di sapere appunto cosa ne pensate, e basta. Come al solito vi ricordo che se volete acquistare giochi di magia, libri, DVD, mazzi di carte, qualunque cosa, potete utilizzare lo sconto Jack Nobile dal sito di SOK, potete prendere tutto quello che volete lì, e con appunto lo sconto Jack Nobile avrete 10% di sconto. Se volete vedere gli altri tutorial vi lascio la playlist qui, io come al solito vi mando un mega bacio e un abbraccio. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!